legge è stata anticipata da una scelta importante compiuta da governo e Parlamento con la legge di stabilità che approvata a dicembre aveva già messo un primo finanziamento per il 2016-17-18, quindi i primi 90 milioni di euro per il 2016 e poi 35 e poi 51 per il 2017-2018, istituendo uno specifico fondo esattamente per il dopo di noi. Il punto fondamentale, esattamente, questa è una legge che fa riferimento all'abitare, al luogo nel quale, diciamo così, le persone disabili, quando non avranno più la loro famiglia, perché appunto i genitori non ci saranno più, ma anche quando i genitori sono ancora viventi, ma non in condizioni più di accudire ai propri figli, offre soluzioni importanti per poter far sì che queste persone non vadano istituzionalizzate, cioè vale a dire che oggi, insomma, ci sono non tanto in Toscana, ma insomma un po' in giro per l'Italia, le grandi strutture, insomma, appunto le case di riposo d'alto dove ci sono i grandi contenitori. Alcuni pensano invece con questa legge di aver offerto un'occasione, uno strumento, una modalità importante per far sì che queste persone, anche in assenza dei genitori, possano vivere in un ambiente il più possibile domiciliare. Per cui si parla di gruppi di appartamenti, si parla di quelle 3-4 persone, insomma, che ricostruiscono proprio anche l'habitat, le condizioni, diciamo, di un piccolo nucleo amicale, familiare. Abbiamo fatto anche un'altra scelta, che è quella di fiscalizzare, nel senso di sostenere queste famiglie anche attraverso la defiscalizzazione, cioè quando questo patrimonio in qualche modo, ripeto, economico, cioè immobiliare piuttosto che di altro tipo, viene consegnato al trust o viene, come dire, gestito in un'altra modalità, viene totalmente defiscalizzato. Io devo dire che sono particolarmente felice, ecco, di aver partecipato e votato questa legge, che penso che faccia, come dire, onore a chi l'ha proposta e faccia onore al governo e al Parlamento che l'hanno fortemente sostenuta.